Ciao, io sono la Gemini e benvenuto a questa nuova puntata della serie Intagliare il Legno. Sigla! Eccoci di nuovo qui. Questa volta parliamo di una bambolina molto speciale, una bambolina che rimane sempre in piedi. Ma già avete letto qui sotto di che cosa parliamo. Per ora non posso dirvi nient'altro, quindi basta parlare e andiamo ad intagliare. Sono andato in fissa per i Daruma. Ma cosa sono questi Daruma? Vengono dette anche bambole Dharma, che rappresentano il Bodhidharma, cioè il primo fondatore dello Zen. A causa del loro basso centro di gravità, alcune di queste bamboline si raddrizzano da sole, dopo essere state spinte da un lato. Chi è che non le conosce? Le hanno fatte in tutti i modi. E proprio per questo sono il simbolo di ottimismo, costanza e forte determinazione. Ed esiste una filastrocca per i bambini che descrive appieno la loro filosofia. Purtroppo io la dirò in italiano, quindi la sua sonorità perde un pochino. Però voglio dirvela comunque. Una volta, due volte, sempre il Daruma di rosso vestito, incurante, torna seduto. Beh, te l'ho detto che non sembra neanche una filastrocca. Ma ora parliamo della loro funzionalità. Quando si acquistano i loro occhi sono privi di pupilla, questo perché dovremmo essere noi a disegnarle all'interno. La prima pupilla si disegnerà nel momento in cui si esprime un desiderio o prima di iniziare un nuovo progetto. La seconda, invece, solo nel momento in cui il desiderio si sia avverato o il progetto si sia compiuto. Questo perché è un monito per ricordarci che dobbiamo essere sempre costanti in ciò che facciamo e bisogna essere sempre determinati a perseguire ciò che ci siamo proposti di fare. Queste bambole vengono comprate all'interno dei templi buddisti. Il proprietario può riportarle all'interno del tempio per farle bruciare. Di solito il rituale di purificazione avviene alla fine dell'anno, se il desiderio non si è avverato o il progetto non si è concluso, per far sapere ai kami, cioè la divinità shintoista, che la persona che ha espresso il desiderio non ha desistito, ma è su un'altra via per realizzarlo. Beh, questo è ciò che conosco un pochino io della bambola Daruma. Sapete qualcos'altro anche voi? Conoscete qualcosa? Se sapete altro, scrivetelo qui sotto in un commento. Sarò ben lieto di leggere i vostri commenti. Eccoci di nuovo qui. Qui sotto puoi vedere come è uscito fuori il Daruma. Che dire, ci sono andato in fissa io con questa bambolina. L'ho disegnata, puoi vedere anche su Instagram i miei disegni. Penso che ancora non è uscito il secondo. E comunque spero che ti sia piaciuto. E infine ti consiglio di mettere mi piace, di iscriverti al mio canale, di iscriverti a Instagram e a Facebook. Cioè di mettere mi piace su Facebook, vabbè. E se c'è qualsiasi altra cosa, lasciami un commento qui sotto. Se vuoi scrivere quello che vuoi, scrivi qualsiasi cosa, se ti è piaciuto, cosa ne pensi, se sai qualcos'altro anche su questa stupenda bambolina. E per finire, mi sembra di detto tutto. Ah, di condividere l'ho detto? Sì, vabbè. Detto ciò, ciao e al prossimo video!